Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Questo è il seguito dell'intervista che avevo fatto con l'ispettore capo di polizia Giuseppe Quarta. Si parlerà nella seconda parte dell'intervista di controllo mentale, MK Ultra, scie chimiche, manipolazione della mente umana. Buon ascolto. Dai nostri studi che abbiamo fatto, abbiamo riscontrato che molti campi elettromagnetici anomali si concentrano su posti militari. Allora, all'inizio abbiamo pensato che queste radiazioni provenissero dalle antenne radio, dai trasmettitori, dai radar, ma molta gente ha detto: ma io sento queste anomalie fortissime quando vado a fare la denuncia, quando vado dentro al commissariato. E la stessa cosa tanti anni fa mi succedeva anche a me. Io entravo nel commissariato, c'avevo i mal di testa forti. Dicevo: ma scusa, com'è possibile che io ho il mal di testa forte quando entro nel commissariato? Infatti, quando portai la denuncia in procura, io avevo specificato questa cosa, che sentivo delle anomalie, malesseri quando stavo in posti militari. La denuncia è stata presa in considerazione da un magistrato e poi è rimasta lì. Non è andata né avanti e né indietro, cioè non è stata né archiviata e né meno che sia in fase di indagine a questo punto. Non lo so più. Infatti, io Certo. comprai un elettroencefalografo portatile perché volevo fare dei test per vedere le anomalie dei campi elettromagnetici relativi alla frequenza alternata. Perché abbiamo riscontrato che la frequenza dei 50 Hz, penetrando il corpo, crea proprio una sorta di elettroshock nel cervello che destabilizza le reali frequenze cerebrali. L'elettroencefalografo in determinati casi di attacco o determinati casi di manipolazione ha fatto capire che la frequenza che viene immessa sul corpo è proprio una frequenza che destabilizza il reale ragionamento, le reali frequenze fisiologiche e si incominciano ad avere dei malesseri, nervosismo, cambio di personalità, surriscaldamento del corpo, mal di testa fortissimi, opacizzazione della vista e dopo quando si stacca questo campo magnetico tutto ridiventa normale. Io penso sicuramente questi campi elettromagnetici e le frequenze hanno non solo un campo d'azione abbastanza vasto, ma in alcuni frangenti anche localizzabile, nel senso, ma sicuramente è aumentato da questo adesso perché ne parlano tutti, ma poi alla fine nessuno dice niente. Anche queste irrorazioni di metalli pesanti sicuramente servono anche a potenziare questi campi elettromagnetici e a distribuirli in maniera più vasta, per poterli utilizzare e sperimentare. Eh sì, è vero. Tutte queste scie chimiche, Eh sì. questi agenti chimici che vengono messi nel cibo, nell'acqua, portano proprio a uno stato di narcolessia, come se la gente dorme ad occhi aperti. È più facile così manovrare un'intera nazione, un intero paese, creare patologie indotte. E come fai a combattere un nemico totalmente invisibile? Cioè, io lo chiedo a te che, essendo un tutore della legge, se viene una persona da te e ti dice io vengo attaccato da una frequenza sparata dall'etere, cosa gli rispondi a una persona del genere? Allora, io personalmente non lo prendo per matto sicuro, questo è poco ma sicuro perché ci siamo come forze dell'ordine, ci siamo come soggetti sensibili, ci stanno ancora tanti di noi che sono sensibili, tanti sono distratti, non tanto perché non sono predisposti a capire questi fenomeni, ma perché magari le vicissitudini della vita, il lavoro, le tensioni familiari, le situazioni economiche distraggono sicuramente la persona da quelli che sono magari questi fenomeni come tanti altri. Attualmente non abbiamo né la strumentazione né quantomeno una struttura, un dipartimento o comunque dei superiori che possano prendere a cuore questo tipo di problema, perché sono appannaggio di entità superiori militari. Sicuramente
l'unica cosa che possiamo fare è sensibilizzare sia i colleghi che le persone a stare più vigili e attenti a questi fenomeni. Perché le persone sensibili, le persone reattive, quelle che comunque si accorgono di tutti questi fattori, sono i soggetti più vulnerabili in realtà. Perché generalmente chi si accorge di queste cose è il primo a subirne le conseguenze, perché chi è distratto generalmente non si accorge di quello che gli stanno facendo o quello che gli possono fare. Un'arma sicuramente è la sensibilità e condividere questi fenomeni, questi fattori, cercando magari di duplicare il messaggio e trovare più persone che si possono accomunare su questi fenomeni e magari quando ne siamo tanti e uniti potremo magari, ecco, iniziare a dare qualche problema. È vero, perché l'unione fa la forza e se le denunce praticamente diventano multiple, Esatto. i magistrati incominciano a vedere che tutti denunciano la stessa identica cosa, con le stesse identiche patologie e tutti dicono le stesse identiche cose. Può Esatto. essere matto uno, ma no 20, 30, 40, 100, 200. Allora vuol dire Certo. che dietro c'è qualcuno che vuole coprire questa cosa e fanno sparire tutto. Esatto. Tornando al punto della narcolessia che tu ti stavi dicendo prima, come le persone sono ipnotizzate, ci rendiamo conto quando succedono casi comuni di tipo persone che vengono aggredite o salite o rapinate, che si trovano stupiti, i soggetti rapinati, che la gente si accorge dell'azione violenta che il simile sta subendo, ma che in qualche modo non interagiscono, ma non è che perché sono spaventati, proprio come se fossero degli zombie. È vero, avevo studiato anche io questa cosa. Era successo a Roma un evento tipo una rapina e le persone che stavano dentro a questa, non so se era una posta o una banca, sono rimasti così. Cioè hanno incominciato a pensare quello che stava succedendo dopo quando sono arrivate le forze dell'ordine che hanno praticamente preso in mano la situazione, ma ormai i rapinatori erano scappati. Alcune persone che stavano là di fuori, che parlavano dopo che era successo l'avvenimento, dice: ma noi pensavamo tipo che era uno scherzo, che era come se era un film, che era come se era una cosa simulata. E io ho detto: scusate, ma se disgraziatamente questi sparavano, facevano qualcosa, come se non era successo niente per loro. Sì, è vero, è vero, è Ma vero. non hai sentito Ma questo ultimamente c'è gente che prende il coltello? Va dentro casa, ammazza tutte le persone e poi chiama le forze dell'ordine e dice: ah, ho ammazzato tutti i miei parenti, venitemi a prendere. Sì. E poi non si ricordano neanche il perché. È vero. Non sanno neanche il motivo. È vero, è vero, è vero, questo è vero. Ma questo succede anche a tanti colleghi che rimangono, soprattutto i colleghi che lavorano nelle volanti, nei reparti volanti, si trovano in queste situazioni. Azioni violente commesse da delinquenti o magari gente così, no, disorientata, ecco, un po' strafatta, magari tossicodipendenti così, e la gente che sta intorno, fino a quando non c'è tipo uno che schiocca le dita, non si svegliano, rimangono lì e continuano a fare quello che stavano facendo prima. Sì, infatti è strana questa cosa. Per me usano anche dei fattori, cioè tipo medicinali messi all'interno delle droghe, proprio per Sì, amplificare questo tipo di sicuramente. patologia narcoletico, come dicevano per le sigarette che veniva aumentata la nicotina per creare Sì, dipendenza. certo. Ma con lo stesso meccanismo agiscono tramite i mass media, la televisione. Se la televisione ti induce a comprare un determinato alimento o un farmaco, è perché in quell'alimento, in quel farmaco, logicamente mettono volutamente degli agenti patogeni, delle sostanze chimiche, dei veleni che vanno a interagire addirittura con le onde cerebrali trasmesse dalla TV. E È le vero. persone si trovano a essere condizionate dalla televisione che guardano e dalle cose che mangiano, che si alimentano. E si trovano in questo stato catatonico, secondo Sì, me. come i prodotti OGM che Esatto. vengono modificati in modo molto anomalo, che poi non viene neanche specificata la reale modifica Certo, del prodotto. certo. Ultimamente lo scandalo degli ulivi. Sì, E esatto. quelli hanno detto: ma com'è possibile? Se io curo l'ulivo, riesco a combattere la malattia, devo
della xylella, lo devo strapiantare l'ulivo, ma per quale motivo lo devo fare? E subito sono uscite fuori le case geneticamente modificato che resiste a quella, a quella patologia, te la girano così. Dei ricercatori e dei scienziati hanno fatto vedere che con una semplice cura l'albero veniva salvato, veniva curato. Esatto, esatto. Infatti hanno messo sotto inchiesta parecchie persone che avevano dichiarato che la xylella non si poteva curare, che doveva essere solo strapiantato l'albero. Esatto, esatto. Lì è stata l'azione, vedi, le istituzioni, quelle oneste, il giudice si è interessato al caso, ha posto in essere una serie di azioni investigative, ha messo in dubbio quello che poteva essere un riscontro, no, da parte della regione o dagli enti locali o da chi cavolo era dell'Azur, e ha voluto vederci chiaro, e lì ha bloccato tutto. Hanno fatto bene, perché... meno male che qualcuno ancora pensa alle cose reali e non pensano... Esatto. Di modificare geneticamente tutti questi alimenti che poi portano anche a modificazioni genetiche dell'essere umano. Certo. Perché se crei la calcificazione della pineale, te crei un punto fermo all'interno del cervello, che la radiazione sparata dall'etere fa sì che l'amplificazione del campo elettromagnetico all'interno del cervello si amplifichi ancora più forte su tutto il corpo, e lì crei veramente il Manchurian Candidate radiopilotato che commette reati senza che se ne accorge. Certo. Va bene, io a questo punto voglio salutare questo ospite di eccezione che ha fatto la prima registrazione radio web, ispettore capo di polizia Giuseppe Quarta, e spero di avere altre opportunità di registrazioni ed altre opportunità di interventi su determinati argomenti relativi al controllo mentale, MK Ultra e o avvenimenti anomali che accadono in Italia e che le forze dell'ordine, quelle oneste, non quelle deviate, studiano e cercano anche di risolvere facendo indagini. Con molto molto piacere, anzi colgo l'occasione non solo per salutare tutti ma per fare una promessa: non che prima non ero attento a questi fenomeni, ma adesso sarò molto molto più attento e cercherò di coinvolgere altri colleghi, sentire più testimonianze e magari, ecco, fare qualcosa di più attivo rispetto a quello che, ecco, quello che sto facendo fino adesso. Ok, ti ringrazio tantissimo per la tua collaborazione, a risentirci a presto.